Deò al secolo Amedeo Garrucci ed Emilio Bellotti sono in mostra al PAN, al Palazzo delle Arti di Napoli, con una bipersonale di arte contemporanea, tratti somatici metaformismi. Giovanni Cardone ne è curatore e formulatore dei testi con Rino Cardone e Rosario Pinto. E con noi Deò. A Deò facciamo una riflessione che poi lui coglierà al volo per esplicitare, ecco, il suo modo di essere artista. Nei suoi lavori noi riscontriamo un gesto matematico e un accenno figurativo che si intrecciano in un contesto di metamorfosi. È giusta l'analisi? Certo, perché tutto è metamorfosi nella nostra esistenza, tutto è cambiamento. Però c'è una cosa da premettere nel contesto artistico, che come diceva Sartre, il vile diventa vile e l'eroe diventa eroe, perché anche l'arte non è che nasce dal nulla o si nasce artisti. Gli artisti sono quelli che fanno un percorso faticoso in cui la propria essenza viene messa a nudo e delle volte sofferente in una carnalità che non esiste più, esiste semplicemente il sogno, questo sogno che in un contesto contemporaneo diventa quasi irreale, di sofferenza e di status del modo di concepire l'esistenza, perché noi tanto esistiamo perché gli altri ci riconoscono e viceversa. E riconoscersi significa capire i sentimenti collettivi, non solo quelli soggettivi. L'arte deve penetrare, e questa metamorfosi è la penetrazione della materia per giungere ad altro, oltre il confine dell'immagine, perché in ogni quadro ci deve essere una concettualità. Un quadro senza concettualità è un quadro senza anima. Una densità partecipativa nel rapporto gesto-immagine a frammentare una realtà che poi diventi araba fenice. Devo commentare che nella tua domanda già c'è il frutto della risposta, in quanto effettivamente la frammentazione non è altro che parte del corpo congiuntivo della materia, cioè dove noi ritroviamo l'ideale, che non deve essere visto come immagine estetica, immagine di la bellezza non ha senso se non ha un significato, e per accettare questo significato bisogna andare oltre la bellezza. Non si nasce belli, si diventa belli nel proprio agire, nel proprio vivere le circostanze dell'esistenza. L'esistenza ha un dovere, quello di amare le cose belle, che non sono solo quadri o materia, ma sono gli esseri umani, perché l'esistenzialismo è l'essenza di chiedersi il perché, come diventiamo, come riusciamo ad essere così, soltanto coltivando il tuo animo come un orticello di tuo possesso. Rapporto arte e religione. L'arte ha sempre in sé qualcosa di religioso, l'arte è religione. Che cosa comporta? Comporta quindi una fede, avere una fede, un trasporto. Causa ed effetto,
così sinteticamente esposti, spiegano il contenuto morale della tua nuova esperienza estetica. Esatto. Basterà guardare questa mia creazione con la copertura di arte di Emilio Belotti, che è rappresentativa sempre di una ricerca dell'identità, l'identità persa, che è rappresentata da una figura che non ha un'identità definita, ma una identità duplice, cioè soffocata, come si vede da questo velo di plastica, soffocata da una collettività che non accetta il diverso e non accetta l'altro, neanche quando è simile, ma non uguale, perché la sostanza dell'uguaglianza avviene attraverso il pensiero, non attraverso la materia. E l'uguaglianza è soggetta sempre ad essere scartata, eliminata, perché ci fa paura, a volte ci rende, come dire, troppo in un contesto che si perde la propria personalità identificativa. Il discorso che vorrei fare, che vorrei invitare gli altri a non chiedere mai all'artista il titolo del quadro, perché dare titolo a un quadro significa influenzare la soggettività del fruitore. Il fruitore deve ricercare la sua identità, se ce n'è, attraverso l'immagine o la creazione, andare, come dicevo prima, andare nel profondo, deve essere, come dire, il ricercatore di se stesso. Se trova molecole o atomi della sua identità, e allora l'artista ha fatto centro. Giovanni Cardone è il curatore della mostra, questa bipersonale che accennavamo prima. Con la pittura alle nostre spalle abbiamo la restituzione dell'opera concettuale, che si riannoda facendo legame con la storia dell'arte, evitando tuttavia la trappola della maniera e della sterile citazione. Parliamo un po' dell'artista che al momento non c'è. Allora, questa mostra di personale quindi nasce da un percorso di congiunzione tra Deo, ovvero Amedeo Gabucci, e Emilio Belotti. Quindi l'unione tra Nord e Sud, o Sud chiama Nord. Questo è importante per capire l'allargamento che si può fare del percorso, perché è importante questa unione, l'unione tra le due materie, lo scontro, però visto in un modo diverso. Da lì, con Deo, abbiamo visto questa pittoscultura, questa visione concettuale. Da quest'altra parte, con Emilio Belotti, troviamo un'arte totalmente diversa. Giocano i colori, questa è la base, sembra di immergersi in un mondo quasi astratto, ma non lo è, perché la sua geometria quindi fa sì che si unisce quindi a quello che è il concetto della materia. Come vedremo in seguito, con il suo concetto spirituale del mondo dell'arte, quale nella sindone. La sindone è alla base di tutto, la destrutturazione dell'arte o la costruzione dell'arte, ma meglio dire la destrutturazione, quindi quello che è della destrutturazione dell'arte. Quindi
questo momento è fondamentale perché l'uno compensa l'altro, quindi questi due artisti da anni si compensano e questo tipo di compensazione nasce proprio da questa concezione materica, cioè uno è la pittoscultura e l'altro il destrutturare della materia attraverso il viaggio del colore. Io vorrei ringraziare quindi il comune che ci ha ospitato, che ci ha dato il patrocinio e l'assessorato alla cultura. Questo sono perché ringrazio una figura a me molto cara, quale è stato l'assessore Daniele, che veramente ci è stato vicino, che ci ha accompagnato in questo viaggio. Grazie.